Allora, buonasera a tutti. La buona notizia della giornata è che finalmente il Ministero dell'Economia e Finanze ci certifica che il Movimento 5 Stelle ha restituito oltre 23 milioni di euro di stipendi, circa 23 milioni e 400 mila euro. Tra le persone che si sono distinte di più per le donazioni del proprio stipendio al fondo per il microcredito alle imprese e al fondo d'ammortamento per i titoli di Stato, ci sono i parlamentari Massimiliano Bernini, che ha donato 334.398,28 euro, e voglio dire su Massimiliano Bernini che abbiamo fatto le verifiche e lui ci aveva già segnalato i suoi errori in tempi non sospetti, quindi abbiamo avuto già a modo di riscontrare che Massimiliano Bernini, pur essendo nell'elenco che ieri è stato pubblicato, in realtà nelle procedure interne, prima che tutta questa notizia dovesse venire fuori, ci aveva già segnalato di aver fatto degli errori sui bonifici e di averli, anche ripianati. Luigi Gallo è il secondo parlamentare che ha donato di più, con 279.884,20. Questa è la somma tra il microcredito e il fondo d'ammortamento dei titoli di Stato. Carinelli Paola ha donato 261.087,96 ed è la quarta, perché la terza è Giovanna Mangili con 268.485,02. E ultimo ma non ultimo di questa graduatoria di merito, Vincenzo Caso, che ha donato al fondo il microcredito per creare nuove imprese in Italia e al fondo d'ammortamento per i titoli di Stato 258.636,60 del proprio stipendio. Poi ci sono le persone, ci sono delle persone che hanno donato di meno, ma sono comunque i parlamentari che hanno contribuito a riempire per 23.400.000 euro il fondo per il microcredito, che sta creando migliaia di imprese in Italia e decine di migliaia di posti di lavoro. Per quanto mi riguarda, questa che sta per iniziare è la settimana dell'orgoglio del Movimento 5 Stelle, perché con questi numeri io chiedo a tutti i parlamentari che si sono distinti per le loro donazioni e le restituzioni degli stipendi di andare in tutta Italia a esibire i propri bonifici che hanno fatto sul fondo per il microcredito, magari presso le imprese che abbiamo fatto nascere grazie ai soldi dei nostri stipendi. Sarà la settimana dell'orgoglio del Movimento, dove dimostreremo che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi ai parlamentari, ai propri parlamentari, consiglieri regionali, europarlamentari. Poi ci sono parlamentari che non hanno mantenuto le promesse. Queste persone che non hanno donato i soldi che avevano dichiarato dai propri stipendi, per noi si autoescludono dal Movimento 5 Stelle. Dalle verifiche che abbiamo fatto tra i conti del MEF e quindi l'accesso agli atti che abbiamo fatto stamattina e i conti che sono sul nostro sito internet, Ivan Della Valle, che non ci ha dato l'autorizzazione ad accedere ai suoi dati sul conto del Ministero dell'Economia e Finanze, non avrebbe donato per circa 270.000 euro. Girolamo Pisano, che neanche ci ha dato l'autorizzazione ad accedere agli atti suoi, non avrebbe donato per circa 200.000 euro. Maurizio Buccarella, che ci ha dato l'autorizzazione, non avrebbe donato per 137.000 euro di stipendi che doveva tagliarsi. Carlo Martelli, che non ci ha dato l'autorizzazione, dall'incrocio dei dati non dovrebbe aver donato circa 81.000 euro di stipendi. Elisa Bulgarelli, che ci ha dato l'autorizzazione, dovrebbe non aver donato per circa 43.000 euro. Andrea Cecconi per circa 28.000 euro. Silvia Benedetti per circa 23.000 euro, Emanuele Cozzolino per circa 13.000 euro. Come vi ho detto, queste persone si autoescludono per noi dal Movimento, ma se hanno da obiettare qualcosa rispetto alle verifiche che abbiamo fatto oggi, possono farlo e ci possono contattare. Abbiamo individuato un margine di errore tra i conti che abbiamo verificato e quelli dichiarati di circa il 2%, ma è un margine di errore che noi diciamo non consideriamo, perché abbiamo chiesto i conti correnti e gli estratti conto, e dagli estratti conto verificati risulta che è tutto ok. Dovremo analizzare delle questioni che sono state poste, che sono assolutamente
plausibili che riguardano alcuni parlamentari, ma per questo ci sono i provvedimenti. In generale io vi dico che con questi nomi che abbiamo messo fuori, lo abbiamo fatto noi come forza politica, diciamo che da questa settimana abbiamo prima di tutto mantenuto fede alle promesse, cioè di applicare sempre le regole anche a chi non le rispetta, e come vi dicevo, questa settimana diventa la settimana dell'orgoglio del Movimento 5 Stelle, perché da noi le regole sono sacre e questa è la garanzia per gli italiani. Ma soprattutto da oggi tutti i media e tutti quelli che sono gli organi dello Stato ci certificano una restituzione per oltre 23 milioni di euro di nostri stipendi che la legge non ci obbligava a donare, ma che invece abbiamo donato perché abbiamo preso un impegno nel 2013 con gli italiani. Grazie. Grazie.